Tu sei il grande reset. Posso raccontarti della direzione distopica di dove va il mondo, ma questo lo sai già. Posso raccontarti del sistema ingannevole del controllo della società, orchestrata per tenerti mentalmente ed emotivamente in schiavitù, ma questo lo sai già. Posso raccontarti di programmi e cospirazioni che sono in atto sulle masse da un piccolo gruppo autoproclamato elite, ma questo lo sai già. Posso raccontarti dell'intelligente programma analisi di automonitoraggio e possibili malfunzionamenti per governare la tua schiavitù. Smartphone, contatore intelligente, città intelligenti, auto intelligenti, case intelligenti, inoculazioni intelligenti. Ma questo lo sai già. Posso raccontarti dei molteplici programmi del grande reset, come il programma di transumanesimo, il programma di depopolazione e molti altri programmi, ma questo lo sai già. Posso raccontarti che c'è una guerra spirituale in atto e il premio è la tua anima, ma ancora, questo lo sai già. Posso raccontarti che il sistema di culto globale col tempo può tornare normale, ma tu sai che questo non è vero. Posso raccontarti di rilassarti perché c'è qualcuno da qualche parte là fuori che arriverà in aiuto, sistemerà i nostri problemi e ci salverà. Ma tu sai che questo non succede. Posso raccontarti di non preoccuparti, si basa tutto su amore e luce. Semplicemente rilassati. Ma tu sai che questo non è realistico. Mentre lo stato di cose collettive sulla vita della Terra sembra assolutamente senza speranza, in realtà non lo è. Se ti dicessi che la soluzione è molto più semplice di quanto pensi, rivoluzione? No, non intendo dire di rovesciare i governi, o protestare nelle strade, o fare petizioni, implorare i nostri padroni di concederci le nostre richieste. Il vero atto di rivoluzione è semplicemente dire no, andarsene e ricominciare, e vivere la tua vita sui tuoi propri patti. Stabilire delle comunità cooperative fuori dal sistema di schiavitù stabilito. Comunità con l'obiettivo di operare in comune unità per il bene collettivo migliore, coltivando il nostro cibo, reperire la nostra propria acqua, cucire i nostri propri vestiti, edificare le nostre proprie case con centri di guarigione e istruzione, stabilire le nostre nuove strutture economiche, strutture sociali, leggi ed atti che servano il nostro proprio benessere individuale, insieme al bene collettivo migliore delle persone in unità comuni. Sono il re Agua Cabal Zizi della famiglia reale Piniero. Vengo dal regno della Pineale. Sono il cambiamento che desidero vedere. Pensaci.